Ok, allora andiamo avanti, quindi vediamo adesso l'altro modello che è disponibile all'interno sempre della gestione allegati e relazioni che mi consente di effettuare anche la valutazione degli adeguati assetti. Torniamo un attimo sulle slide. Ecco, quindi il modello è quello che si chiama, quindi verifica adeguati assetti checklist operative. E quindi si deve utilizzare per valutare l'adeguatezza in particolare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, come appunto richiesto dall'articolo 2086 Codice Civile. E questo documento è stato, diciamo, questo modello è stato creato in funzione del documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti, che è stato pubblicato a luglio 23, che è appunto il titolo Assetti organizzativi, amministrativi e contabili, checklist operative. Quindi ovviamente l'adeguatezza degli assetti dotati alle imprese e poi anche, deve essere in qualche modo un prerequisito, no? La rilevazione tempestiva dei segnali della crisi che poi si effettuano col modello che abbiamo appena visto. Quindi diciamo che qui, grazie a questo documento si può valutare la situazione della società e quindi effettuare praticamente una valutazione pratica di ciascuno di questi assetti. Ecco, nel redigere questo documento si può scegliere se ottenere, diciamo, un documento solo tipo qualitativo, quindi solo testuale, che quindi va attraverso un questionario a diciamo, indicare tutta il fatto di adeguatezza e l'adozione e adeguatezza dei vari assetti, quindi compilando solamente un questionario, quindi ottenendo solo dati di tipo qualitativo. Oppure ci può essere anche la possibilità di ottenere un formato, diciamo, più completo, quindi col questionario, quindi con tutte le domande previste dal checklist del documento della Fondazione Nazionale Commercialisti, e allo stesso tempo avere anche delle informazioni tabellari che in base appunto alla compilazione del questionario vengono compilate in automatico, andando quindi a stimare quello che può essere il grado di adeguatezza dei vari assetti. Oppure c'è anche la possibilità di fare questo documento in formato semplificato, quindi avere solo queste tabelle dove c'è appunto la stima per ogni assetto del grado di adeguatezza. Quindi in questo caso non si compila il questionario, ma si vanno in pratica a compilare quindi i vari assetti, quindi si va a indicare se l'assetto è stato adottato e se in modo adeguato direttamente sulle tabelle dove si ha poi anche l'informazione, quindi il calcolo del grado di adozione. Ecco, quindi per ogni assetto che è previsto in queste checklist, che quindi può essere compilato in questionario oppure direttamente nelle tabelle, come dicevamo, si può scegliere una di queste risposte, quindi la risposta adeguata, quindi vuol dire che l'assetto ovviamente è stato adottato dall'impresa e in modo sufficientemente adeguato. Inadeguato invece è il caso di assetto che è stato adottato, ma tuttavia in modo che diciamo, si può diciamo, ritenere non sufficientemente adeguato, quindi in questo caso poi andrebbero anche diciamo, indicate le motivazioni per cui si ritiene un assetto appunto, non sufficientemente adeguato. La risposta no, ovviamente, è il caso in cui l'assetto non è stato adottato per niente dall'impresa, ma in questo caso comunque si tratta per magari la dimensione, la natura dell'impresa, si tratta comunque di un assetto che può essere applicato, oppure c'è invece il caso di inapplicabile, quindi in questo caso l'assetto non è stato adottato proprio perché non è applicabile punto di riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa. Ecco, quindi vedete qui ad esempio nell'immagine una di queste tabelle, quindi in questo caso vanno a stimare quindi la verifica degli adeguati assetti amministrativi. E quindi praticamente per ognuno di questi assetti previsti dalle checklist viene diciamo, attribuito in automatico un peso percentuale e ovviamente per determinare questo peso percentuale sono esclusi gli assetti sui quali appunto si sceglie la risposta non applicabile. E per ogni assetto poi viene assegnato anche un punteggio percentuale con ovviamente un'icona dell'esito della verifica a seconda che sia stato, diciamo, adottato in modo adeguato, inadeguato oppure non sia stato adottato per niente. E ecco, poi il grado di adeguatezza che viene calcolato sull'ultima riga della tabella e quindi può assumere, diciamo, tre valori, quindi basso, medio, elevato. Quindi il basso se la somma dei punteggi percentuali è inferiore al 35%.
il medio, se invece abbiamo la fascia che va dai 35 al 65%, e oltre il 65% di questo punteggio percentuale abbiamo che il grado di adeguatezza viene definito come elevato. Se vediamo un attimo il documento, vediamo, apriamo appunto questo documento elaborato con questo modello, giusto per vedere più dal punto di vista pratico poi come si va a compilare. Ecco, vedete, quindi la prima domanda in alto si va a scegliere intanto il formato con cui si vuole compilare, quindi o solo testuale o come in questo caso testuale, quindi con compilazione di questionario e le tabelle, che saranno ovviamente compilate in automatico dove c'è la stima del grado di adeguatezza, oppure il formato semplificato, quindi solo tabellare. Quindi in questo caso poi c'è la possibilità eventualmente di, visto che il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti prevede anche, diciamo, la valutazione del modello di business e del modello gestionale dell'impresa, quindi non solo diciamo, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ci sono, vedete, anche delle apposite domande che vi danno la possibilità eventualmente di escludere l'analisi appunto di questi aspetti, quindi del modello business e gestionale. E ecco, poi dopo, in base per ogni, diciamo, tipologia di modello o di assetto che trovate poi nei vari capitoli, appunto avete le varie domande e su ciascuna quindi va selezionata una risposta. Quindi compilando il questionario, quindi andando a definire l'adozione e l'adeguatezza di ogni assetto, poi nella sezione tabelle, nella categoria altre informazioni, ecco, vi trovate quindi queste tabelle per ciascuno degli assetti o dei modelli che sono stati abilitati. Vediamo ad esempio gli assetti organizzativi. Ecco, vedete, quindi ovviamente la risposta è riportata in automatico in base alla compilazione del questionario. Ecco, quindi vedete qui in questa tabella l'attribuzione dei pesi percentuali che sono quindi in parti uguali, ovviamente escludendo, come dicevamo, solo quelli che non sono applicabili. E quindi infatti in fondo alla tabella trovate anche il totale degli assetti applicabili, quindi il numero, e poi vedete l'attribuzione del punteggio, quindi quando vedete adeguato viene diciamo, attribuito un punteggio pieno, un punteggio percentuale che coincide col peso percentuale, inadeguato invece viene diciamo, attribuito un punteggio pari alla metà del peso percentuale, il no invece, quindi il caso del bollino rosso, ovviamente il punteggio assegnato è pari a zero. E ovviamente anche nel caso di inapplicabile è sempre il punteggio pari a zero. Ecco, quindi vedete in fondo il totale ovviamente dei pesi attribuiti che adesso è sempre pari al 100% e il grado di adeguatezza, in questo caso dell'81%, il grado di adeguatezza quindi vedete viene indicato come grado elevato. Ecco, poi per ciascuno di questi assetti o modelli, alla fine anche direttamente dal questionario oppure in anteprima, c'è la possibilità quindi di andare ecco, vedete il default è impostato sempre sì, di andare a abilitare i paragrafi in cui si può esprimere quindi un parere sulle eventuali criticità, scusate, emerse in sede di verifica dell'adeguatezza, esprimere un giudizio finale appunto sull'adeguatezza e anche eventualmente dei suggerimenti per migliorare quindi l'adeguatezza dell'assetto. Questo in particolare, ad esempio, quando vengono rilevati degli assetti che sono diciamo, adottati, ma appunto in modo inadeguato. Ecco, quindi se andiamo poi dopo nell'anteprima, che qui vedete la fase, diciamo, la premessa normativa per ciascun modello, quindi viene riportato anche qui le informazioni di base e poi vedete ogni paragrafo che costituisce praticamente le domande che trovate nel modello, che quindi sono quelle indicate nella checklist. Ecco, quindi se eventualmente invece si volesse fare diciamo, generare un documento più sintetico, magari specialmente nelle successivi controlli, magari il primo controllo che si fa, magari si consiglia di fare
formato completo, quindi andando a compilare in modo adeguato il questionario dove avete appunto tutte le informazioni più dettagliate anche per rispondere a queste domande. Poi magari via via, magari anche per i successivi verifiche che si fanno magari in sede di aggiornamento, in situazione quindi successiva, allora si può magari optare anche per una generazione di un documento più sintetico, quindi in questo caso se si va a selezionare formato solo tabellare, ovviamente quindi non avete, come avete visto, nessuna domanda da compilare in questionario, andate direttamente nelle tabelle e quindi in questo caso la risposta si inserisce direttamente sulla tabella, quindi trovate sempre le quattro modalità di risposta e quindi lo impostate direttamente qua nella tabella del modello o dell'assetto di riferimento. Ok, e quindi abbiamo visto anche questo modello. E adesso passiamo invece alla redazione delle modalità di redazione dei bilanci previsionali nella gestione del business plan di Basilea 2. Proprio perché, come abbiamo visto inizialmente, il bilancio previsionale può essere utilizzato per il calcolo del flusso finanziario prospettico col metodo indiretto, che quindi è un'informazione che serve, ad esempio, per il calcolo degli indici della sostenibilità del debito, in particolare del DSCR. Quindi chiudiamo la gestione delle relazioni, quindi andiamo nella funzione Basilea 2, ecco, dove c'è quindi la possibilità di effettuare questo business plan. Allora, quindi vediamo un po' le modalità con cui si possono inserire questi bilanci. Quindi, allora, proviamo a fare un esempio, quindi partendo da zero, quindi vedendo un po' tutti i vari passaggi. Quindi possiamo creare, ad esempio, un business plan che è solo proprio finalizzato alla determinazione del bilancio previsionale esercizio 2024, visto che siamo a fine 2023, quindi per arrivare quindi a quell'orizzonte minimo richiesto dal codice, cioè 12 mesi, quindi per calcolare questi flussi ad almeno 12 mesi. Quindi arriviamo ovviamente alla fine dell'esercizio 2024. Quindi per fare lavorare questo bilancio, ovviamente come periodo di analisi consuntivo, selezioniamo ovviamente il periodo 2023, che può essere sufficiente quindi come dati di partenza per andare poi a applicare le variazioni e determinare i dati sul 24, quindi il periodo 24. Quindi andiamo a, in questo caso ecco, i bilanci sono stati effettuati a consuntivo con lo schema ordinario, quindi va selezionato l'apposita tipologia. Quindi andiamo a indicare un titolo. Ok, bilancio 2024. Andiamo a selezionare quindi il nostro bilancio al 31-12-23, che è stato elaborato consuntivo, perché ovviamente il bilancio previsionale che si redige deve partire da dei dati contigui, quindi diciamo la data di chiusura del bilancio che si considera consuntivo deve essere contigua alla data di inizio dell'esercizio del bilancio previsionale ovviamente che si va a redigere. Quindi andiamo a confermare questa creazione del business plan. Ok, quindi vedete, vengono riportati i dati del bilancio, l'ultimo bilancio consuntivo, in questo caso 23, e vedete poi le colonne degli anni previsionali. In questo caso ci interessa, diciamo, solo quello del 24, ma in generale il business plan che si possono generare in questa funzione, questo menu, e si può arrivare fino a un orizzonte di 5 anni previsionali, quindi potenzialmente si potrebbero inserire i dati fino in questo caso al bilancio previsionale dell'anno 2027. Quindi questo ovviamente dopo dipende un po' dalle esigenze che si hanno, ad esempio se si deve predisporre un piano economico patrimoniale per magari la richiesta di un finanziamento a un istituto di credito, ecco, in questo caso ecco, l'istituto potrebbe richiedere quindi di presentare una situazione non solo consuntiva, ma anche con i dati previsionali con un orizzonte temporale almeno di 3-5 anni, quindi in questo caso andrebbero compilati tutti i bilanci previsionali. Ovviamente prima di passare alla redazione del bilancio previsionale successivo, ovviamente bisogna consolidare ovviamente il bilancio previsionale, diciamo, dell'esercizio precedente, quindi sì, ovviamente si elaborano per step partendo ovviamente dal primo bilancio previsionale.
Ecco, se vogliamo fare appunto degli esempi di come potrebbe essere questa redazione del bilancio previsionale, ecco, possiamo utilizzare le funzioni che trovate qua sulla destra, in particolare la funzione che va a effettuare questi automatismi, diciamo, di variazione rispetto all'anno precedente è quella che si chiama applica variazione. Quindi ci si posiziona ovviamente sulla colonna del bilancio previsionale che si deve redigere. E come primo step in questo caso potrebbe essere quello di, per simulare, diciamo, la chiusura dell'anno precedente e la riapertura dei saldi patrimoniali, no, alla data di inizio del nostro bilancio previsionale, si può utilizzare quindi questa funzione, applica variazione. Quindi qui, quando fate l'applica variazione potete sempre decidere l'ambito di, diciamo, di applicazione di questa variazione e il tipo di modifica che vedete sulla parte di destra. Quindi in questo caso per avere quindi, simulare quindi questa riapertura dei saldi patrimoniali in chiusura nell'esercizio precedente, possiamo utilizzare l'ambito applica a tutte le voci di stato patrimoniale e come tipo di modifica andiamo a selezionare invece valore anno precedente. Quindi se confermiamo questa modifica, questa variazione, ecco, vedete che abbiamo riportati su tutte le voci di stato patrimoniale gli stessi dati dell'anno precedente. Se facciamo a seguito di questa operazione un primo controllo diciamo, di quadratura sull'intero bilancio previsionale, quindi anche qui trovate la funzione verifica quadratura, ecco, vedete che quindi arriviamo in una situazione in cui a livello di stato patrimoniale abbiamo lo stesso risultato dell'esercizio precedente. Ecco, per arrivare quindi a colmare questa quadratura dobbiamo quindi anche qui fare la simulazione, diciamo, della destinazione del risultato precedente. Quindi possiamo ipotizzare, ad esempio, che l'utile dell'anno precedente venga interamente accantonato a riserva, quindi ci posizioniamo più nel dettaglio, quindi con il più che trovate a sinistra di ciascuna voce, macro voce di bilancio. Quindi andiamo ad esempio nelle voci altre riserve, ecco, andiamo sulla riserva straordinaria. E possiamo quindi posizionarci in corrispondenza di questa riga. In questo caso è una riga extracontabile, perché questo bilancio a consuntivo è stato fatto anche con delle righe extracontabili al suo interno, quindi ve le trovate qui anche in redazione del bilancio previsionale. E quindi qui per andare, diciamo, a colmare questa differenza, quindi a stimare simulare questa destinazione dell'utile, possiamo usare sempre l'applica variazione. Vedete che in questo caso, quando ci si è posizionati sul conto, l'ambito di applicazione viene già preimpostato su applica al conto o la riga, in questo caso selezionata. Ecco, qui possiamo utilizzare questa modifica, questa opzione aggiungi importo differenza. Quindi, ecco, quindi ci va a riportare, se confermiamo, l'importo della differenza sulla riga e quindi arriviamo a una situazione di pareggio. Quindi abbiamo praticamente partiamo quindi in una situazione di equilibrio. A questo punto, quindi, per compilare poi questo bilancio previsionale, se torniamo alla versione ecosintetica, quindi senza il dettaglio, ecco, ci possiamo spostare sul conto economico e per ciascuna voce di conto economico, quindi di costo e ricavo, si vanno a effettuare delle stime. Quindi si può, ad esempio, ipotizzare una variazione in percentuale o in euro rispetto all'anno precedente. Quindi se ci posizioniamo, ad esempio, o sul valore produzione, oppure sulla voce magari ricavi delle vendite e prestazioni, quindi andiamo ovviamente sulla colonna del previsionale, usiamo l'applica variazione, quindi in questo caso vedete viene selezionata, applica solo la variazione alla voce selezionata, e qui possiamo utilizzare ad esempio questo tipo di modifica in percentuale su anno precedente, quindi possiamo ad esempio stimare, non so, un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Ok, se facciamo quindi il controllo di quadratura, come vedete, intanto vedete nella colonna variazione percentuale che questo valore, in effetti, come viene riportato, è proprio il 3% in più dell'anno precedente. Ecco, questa diciamo, differenza che ovviamente si origina a seguito della stima, no, dei soli valori di conto economico dei ricavi delle vendite, ecco, possiamo andarla quindi a inserire, quindi per ciascuna di queste variazioni, la sua contropartita a livello patrimoniale, utilizzando sempre la funzione applica variazione e mettendolo aggiungi differenza. Quindi potremmo, so, ipotizzare ad esempio che al 31-12 del 24, magari, so, di questi 330.000 euro che si stimano di ricavi, insomma, 250.000 saranno già stati incassati dall'impresa e quindi li possiamo andare a inserire. Quindi se andiamo nell'attivo circolante
nelle disponibilità liquide, quindi andiamo ad esempio nei depositi bancari e postali, qui a livello di bilancio previsionale avevo già inserito proprio per comodità delle righe stracontabili che fanno riferimento a queste ipotesi che poi vengono fatte nel bilancio previsionale, quindi posso mettere nella riga incasso, ricavi, vendite e prestazioni, quindi qui posso mettere o manualmente o sempre con l'app di cavariazione con aggiungi in euro rispetto al valore selezionato, posso scrivere 250.000. Ecco, vedete la parte residuale che viene, vedete, sotto rilevata temporale sulla voce differenza. In questo caso la posso andare invece a inserire magari nei crediti che dovranno essere ancora incassati alla data del 31-12-24. Quindi andiamo nel crediti diverso clienti e li andiamo a inserire qua. Potrei inserire questi dati anche su in corrispondenza dei conti che sono già stati valorizzati con il report dell'anno precedente, quindi non necessariamente su delle righe, diciamo, ulteriori, ma posso andare a sommare ovviamente queste differenze, queste variazioni anche su dei conti già valorizzati. Ecco. Quindi in questo caso usiamo questa riga, quota ancora da incassare, quindi facciamo applica variazione, andiamo a mettere quindi l'importo differenza. Ok, ecco, vedete, quindi siamo arrivati di nuovo a una situazione di equilibrio, quindi non c'è più la differenza tra stato patrimoniale e conto economico. E poi successivamente altre ipotesi che ovviamente devono fare ovviamente su tutte le voci di conto economico, come potrebbe essere, ad esempio, l'aumento, riduzione dei costi per servizi, per l'aumento dei costi del personale, magari se si prevede che nell'anno successivo verranno assunti dei nuovi dipendenti. Oppure anche per, diciamo, delle simulazioni, delle stime per quanto riguarda eventualmente l'accensione di un mutuo, magari con il corrispondente pagamento degli interessi passivi, l'investimento in nuovi macchinari, quindi simulare l'acquisto di un macchinario, quindi andare ad esempio, diminuire depositi bancari e andare poi magari aumentare direttamente la voce delle immobilizzazioni materiali, poi ovviamente stimando anche poi la corrispondente quota di ammortamento. E poi un altro tipo di modifica che si può fare, adesso magari proviamo a farne anche una sulle voci di costo, magari anche sulle costi per servizi. Quindi qua possiamo sempre fare con l'applica variazione, e possiamo in questo caso magari stimare invece che in percentuale direttamente, se si hanno magari dei valori più precisi, si possono utilizzare anche il tipo di modifica in euro sul valore corrente o sul valore, sempre in euro, ma sul valore dell'anno precedente. Quindi stimiamo ad esempio 50.000 euro in più di costi. Ok, ecco, nell'ipotesi che poi questi costi per servizi saranno già tutti pagati entro l'anno, qui andiamo a diminuire ovviamente la parte dell'attivo circolante, quindi possiamo mettere qua pagamento costi servizi, quindi andiamo a utilizzare sempre l'applica variazione, aggiungiamo l'importo differenza. Ok, e così via. Quindi ovviamente per ogni ipotesi, stima che si fa, per ogni singola voce di conto economico, si consiglia, come appunto sto facendo, subito l'inserimento della relativa contropartita a livello appunto patrimoniale. Quindi tenendo monitorato con la quadratura, quindi con la quadratura, ad ogni modifica che si fa, appunto, che il bilancio poi ritorni quindi in una situazione di equilibrio. Ecco, alla fine, quindi dopo aver compilato un po' effettuato tutte le stime a livello di voci di conto economico, un altro tipo di modifica che si può fare, che si può utilizzare, è quella per la determinazione delle imposte di competenza dell'esercizio. Quindi, ad esempio, dopo aver fatto queste ipotesi, tutte le voci di costi e ricavi, si arriva ovviamente qui nel riclassificato, nello schema di conto economico, al risultato prima delle imposte, e per la determinazione delle imposte si può quindi utilizzare o direttamente sui conti o sulla voce di bilancio.
Ecco, se andiamo qua nelle imposte sul reddito, imposte correnti, potremmo, ecco, posizionarci ad esempio sul conto dell'IRES e utilizzare invece questa funzione, sempre applica variazione, che si chiama percentuale totale precedente. Quindi posso applicare una percentuale, calcolare una percentuale rispetto al totale precedente, che in questo caso il valore quindi totale precedente alla voce selezionata è appunto il risultato prima delle imposte. Quindi qui potrei andare a mettere ad esempio l'aliquota dell'IRES. Ok, quindi viene stimato il 24% del risultato prima delle imposte e ovviamente la contropartita, poi vado a indicare nello stato patrimoniale i debiti, andando a valorizzare ad esempio quindi la voce debiti tributari dell'esercizio, quindi posso o utilizzare direttamente i conti oppure anche le righe stracontabili che sono state aggiunte nel bilancio, in questo caso quindi utilizzando sempre la stessa funzione aggiungi importo differenza. Ok, e quindi quando si arriva a, diciamo, a terminare tutte queste stime, quindi considerando tutti diciamo, gli accadimenti aziendali appunto, previsti per questo esercizio previsionale, quindi si arriva alla situazione inquadratura, quindi una situazione ovviamente che deve essere il più possibile attendibile, e a quel punto si può utilizzare questo bilancio previsionale per appunto effettuare la stima dei flussi finanziari prospettici. Come si fa per arrivare a questo? Quindi ci si posiziona sulla colonna del bilancio previsionale che è stato elaborato, lo si esporta su file attraverso questa funzione che si chiama esporta su bilancio ADP bilancio, quindi su file bilancio ADP. Lo potete esportare dove credete, va bene anche sul desktop, tanto una volta poi che questo bilancio verrà importato nella posta gestione lo potete anche eliminare. Quindi lo salviamo ad esempio sul desktop. Ecco, poi andate nella gestione del bilancio, quindi possiamo chiudere il prospetto del business plan. Andiamo nella nostra gestione bilancio civilistico, quindi menu bilancio. E qui trovate la funzione per importare appunto il bilancio da un file, quindi trovate import.da file ADP bilancio. Quindi andiamo a selezionare il file dal desktop, quindi quello che è stato appena fatto, e il programma in automatico quindi va a creare questa anagrafica del bilancio previsionale con i dati quindi riportati bilancio che è stato redatto su Basilea 2, vedete quindi con gli stessi dati che sono stati, poi potete sempre controllare la quadratura. Ecco, poi su questa anagrafica che viene importata, quindi tornando diciamo, nella lista delle anagrafiche, potete ad esempio cambiare, so, il titolo, magari per rendere più diciamo, chiaro che si tratta di un bilancio fatto solo ai fini del previsionale per il calcolo del SCR, quindi potete tranquillamente con modifica proprietà andare a modificare il titolo, quindi possiamo chiamarlo bilancio previsionale. Il 2024, ecco poi un'altra cosa che si può fare su questo sempre su questo bilancio previsionale è anche quello comunque di allegare un bilancio dell'anno precedente. Ok, in questo caso è un bilancio adatto a consuntivo, quindi in questo modo quindi collegando questo bilancio previsionale a un bilancio precedente, se si va a utilizzare poi all'interno del modello della crisi, vengono calcolati anche i valori sulla colonna dell'anno precedente. Diversamente invece non avreste la variazione rispetto all'anno precedente. Quindi confermiamo. Ah, scusate, c'è il titolo già presente. Ok. Ok, salviamo, quindi abbiamo cambiato titolo, abbiamo collegato il bilancio precedente. Ecco, adesso avendo fatto questo bilancio previsionale, quindi lavorato e importato nella gestione bilancio, questo bilancio è disponibile nella creazione del documento della crisi. Quindi se andiamo torniamo negli allegati e relazioni.
Ok, apriamo un documento che è stato già fatto su un bilancio previsionale, quindi in questo caso documento che è stato denominato verifica sostenibilità del debito al 31-12-24, che è appunto su questo bilancio previsionale. Andiamo ad aprire. Ecco, quindi con il bilancio previsionale, che quindi va ovviamente selezionato quando si crea il documento, dalla lista di tutti i bilanci che sono stati presenti nel menu dei bilanci del modulo ADP. Quindi si andrà a compilare ovviamente il questionario indicando che si tratta di un bilancio previsionale e così c'è la possibilità di andare a calcolare anche il DSCR. Adesso lo vediamo appunto nel questionario. Ecco, vedete, quindi qui è stato indicato bilancio previsionale. Ecco, vedete che in questo modo nella sezione, nel capitolo della sostenibilità dei debiti è presente anche la domanda specifica su selezionare, quindi il metodo di calcolo del flusso finanziario prospettico ai fini del calcolo del DSCR. Quindi in questo caso è stato selezionato il rendiconto finanziario, ma potrebbe essere anche selezionato, quindi il metodo semplificato, quindi che non richiede quindi la redazione del rendiconto, ma che lo va a stimare direttamente sulla base dei dati del bilancio previsionale. Quindi scegliamo questo metodo che è sicuramente anche più pratico. E quindi in questo modo, se andiamo nella gestione nella scheda, scusate, delle tabelle, ecco, nei riclassificati vi trovate questa tabella in più, che quindi è quella che va a determinare il flusso di cassa prospettico, servizio del debito. Se lo apriamo, infatti, vediamo che in questo riclassificato abbiamo il valore del risultato ante oneri finanziari, che quindi viene rilevato dal bilancio previsionale. E poi vengono ovviamente in questo caso aggiunti tutte le componenti non monetarie di costo o sottratti quelli dei ricavi e poi si arriva quindi a questo autofinanziamento netto, quindi questo primo valore intermedio, e poi c'è tutta la parte di variazione del capitale circolante netto commerciale, quindi ovviamente anche ai fini di questo calcolo è necessario che il bilancio previsionale sia collegato a un bilancio dell'anno precedente, proprio perché questa variazione necessita di un confronto tra le due annualità, quindi è sempre bene andare ad associare al bilancio previsionale, quindi il suo bilancio di riferimento dell'anno precedente. E poi quindi si arriva al totale variazioni, quindi poi vengono sottratte anche la variazione dei fondi, si arriva quindi al flusso di cassa operativa di corrente della sola gestione operativa, quindi l'FCOC in questo caso, e poi se ci sono stati eventualmente degli investimenti a livello del bilancio speciale, in questo caso non ce ne sono, viene ovviamente sommato, sottratto anche gli investimenti o gli disinvestimenti operativi, quindi per arrivare poi sull'ultima riga appunto al nostro free cash flow operation. Ok, quindi sulla base quindi di questo dato, se andiamo poi nella sezione indici, quindi ci troviamo l'indice, ecco, in questo caso non era presente nel documento che abbiamo elaborato a consuntivo, quindi indicatori sostenibilità del debito, DSCR, lo apriamo. Ok, quindi viene riportato il valore. Allora, un attimo. Ok, ecco, allora praticamente vedete quindi il flusso di cassa operativo che abbiamo visto poco fa nell'apposito riclassificato, quindi questa ovviamente è la parte del numeratore, poi vengono rilevate sempre dal bilancio le disponibilità liquide iniziali, va aggiunto eventualmente a mano eventuali altre linee di credito disponibili e qui si arriva quindi al totale A, quindi il totale del numeratore, quindi flusso di cassa, servizio del debito. Per quanto riguarda il denominatore, quindi il debito non operativo in scadenza nello stesso periodo di riferimento, quindi viene rilevata sempre dal bilancio la quota capitale debito finanziario, gli interessi, e poi invece questi qui lo capite anche dal fatto che la cella dell'importo è su sfondo bianco, quindi questo identifica in generale che si tratta di un dato a compilazione manuale, dove viene richiesto di indicare la quota del debito fiscale, debito fornitori e altri creditori che sarà in scadenza a quella data. Quindi questo ovviamente è un dato che deve essere stimato guardando poi la situazione di questi debiti che ci sono ovviamente nel bilancio previsionale. Quindi
Qui non abbiamo ovviamente fatto un automatismo, quindi è un dato che deve essere diciamo, rilevato manualmente. E poi si aggiungono anche eventuali linee di credito di cui non si prevede il rinnovo, quindi si arriva al totale del debito, quindi debito non attivo, e quindi sull'ultima riga invece avete proprio il calcolo dell'indice che, come vedete, deve essere superiore al valore soglia, che è appunto 1. Ok, poi altra cosa, ecco, sempre rimanendo negli indici della crisi, con un'altra informazione che non abbiamo visto prima, ecco, nella categoria altre informazioni, ecco, c'è sempre dopo averlo abilitato dal questionario la possibilità di andare a effettuare questo test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento, quindi nell'ambito diciamo, eventuale accesso alla composizione negoziata. Quindi se apriamo anche questo ulteriore indice, ecco, vedete che anche qui ci sono una serie di dati che devono essere indicati sia per il numeratore che il denominatore, e la maggioranza di questi prevede un inserimento manuale proprio perché si deve andare a inserire le quote scadute, i debiti finanziari verso fornitori alla data, quindi di riferimento. E quindi questi sono dati che dovreste trovare appunto nei vari certificati, come indicato anche tra parentesi, per ciascuna tipologia di debito. Diciamo che per la parte diciamo, che viene stimata, compilata automaticamente, se andiamo nel punto 6, ecco, vedete, viene rilevato eventuali risorse ritraibili da dismissione di cespiti. E in particolare, così, il valore diciamo, che viene compilato dal bilancio diciamo, associato è la stima dell'eventuale margine operativo netto negativo del primo anno, quindi viene rilevato il valore della produzione, i costi della produzione, quindi viene calcolato il margine operativo. In questo caso il valore è pari a zero perché dai dati che risultano al bilancio non c'è un margine operativo negativo, ma è positivo. Quindi in questo caso non viene ovviamente valorizzato il valore nella voce 8, che appunto è la stima dell'eventuale margine operativo negativo. E invece per quanto riguarda ecco, i flussi, il denominatore, quindi i flussi annui del servizio del debito, viene rilevato in automatico dal bilancio, invece la stima quindi del margine operativo lordo prospettico, quindi vengono rilevati tutti i dati dal bilancio, per la produzione, i costi, diciamo, le componenti diciamo, non ricorrenti, quindi altri ricavi, costi diversi di gestione, eccetera. Quindi si arriva diciamo, al MOL prima dei componenti non ricorrenti, poi si possa eventualmente inserire rispetto a quelle che già diciamo, rettifica in automatico il programma, delle eventuali ulteriori rettifiche per la normalizzazione del dato, quindi per arrivare quindi ad avere questo MOL normalizzato annuo. E poi un'altra, ecco, poi gli altri dati invece vengono diciamo, gli investimenti. Mantenimento annuo, questo è un dato che va inserito manualmente, con un altro dato che invece viene calcolato automatico è le imposte sul reddito, quindi vengono rilevate dalla voce 20 di conto economico. Ecco, sull'ultima riga, quindi viene appunto stimato il risultato di questo test, cioè il grado di difficoltà del risanamento, quindi facendo quindi il rapporto tra numeratore e denominatore, vedete in questo caso abbiamo un valore di 1,85 che corrisponde a un rischio, quindi un grado di difficoltà di ripagamento medio-basso, come appunto avete visto anche dai range che sono stati, abbiamo visto prima nelle slide, indicati appunto dall'apposito decreto ministeriale. Ok. Allora, tornando alla questione del bilancio previsionale, ecco, vedo qualche domanda. Allora. Ecco, possibilità di inserire delle ulteriori righe libere nel prospetto, immagino quindi si riferisca al bilancio previsionale. In quella fase non si possono aggiungere righe, quindi si possono, come avete visto, solo andare appunto a imputare manualmente i dati sui conti o sulle righe extracontabili. Quindi se si volessero
aggiungere delle righe di inserimento su particolari voci, che quindi poi saranno utilizzate per la redazione del bilancio pluriennale, bisogna agire a monte, quindi si va nel bilancio, in particolare nel bilancio storico dal quale si crea il business plan, come nel nostro caso abbiamo visto era il bilancio del 31-12-23, quindi si va all'interno di quel bilancio, adesso lo faccio vedere, quindi vado a riaprire il nostro bilancio di consuntivo sul quale viene poi determinato il bilancio previsionale, quindi lo si va a aprire nell'anagrafica e qui, quindi se ci fosse l'esigenza di andare a imputare magari dei saldi su delle voci che non erano diciamo movimentate in questo bilancio di consuntivo, si può utilizzare queste funzioni, quindi in particolare che sono attive sull'incorrispondenza che agiscono diciamo, sulle voci di ultimo livello del bilancio. In particolare c'è questa funzione che si chiama inserisci righe stracontabili, che quindi va ad aggiungere una riga di inserimento manuale, quindi quella che abbiamo visto che poi sono evidenziate in colore verde, su tutte le voci di ultimo livello del bilancio, una per ogni voce. Se invece l'esigenza è quella magari di andare a determinare, quindi a valorizzare solo alcune voci, si può usare la funzione che invece riporta diciamo, la descrizione a singolare, cioè se selezionate una voce di ultimo livello sempre del bilancio, come vedete più in alto trovate la stessa funzione a singolare, quindi inserisci riga stracontabile e quindi vedete vi aggiunge delle righe solo, anche più di una se ripetete ovviamente il click, solo sulla specifica riga in cui cui avete selezionato nel bilancio. Poi ovviamente la descrizione che vi propone può essere eventualmente anche personalizzato, quindi se volete so, appuntarvi come avevo fatto nel mio esempio, magari i motivi, quindi la descrizione del tipo diciamo, di modifica che poi verrà fatta a livello di bilancio previsionale, lo potete fare, che queste righe quindi consentono appunto, di personalizzare, a differenza dei conti, di personalizzare la descrizione. Quindi una volta che andate a inserire queste righe, quindi preferibilmente con una descrizione personalizzata rispetto a quella che vi propone il programma, poi ve le trovate all'interno del business plan, quindi in fase di compilazione del bilancio previsionale, quindi le potrete usare per andare a inserire quindi in modo più analitico diciamo delle stime in corrispondenza quindi di queste voci, anziché quindi magari inserire tutte le variazioni previste diciamo, sulla stessa riga o sullo stesso conto, quindi mettendone più di una avete quindi la possibilità di tenere distinte anche diverse tipologie poi di modifica che intendete poi inserire nel bilancio previsionale. Ok, allora se torniamo un attimo sulle slide, allora ecco per quanto riguarda questa slide, per quanto riguarda i prossimi sviluppi in materia di crisi, sicuramente andremo a potenziare ulteriormente le modalità di redazione del bilancio previsionale, quindi prevedendo ulteriori automatismi, ad esempio per la stima di nuovi investimenti, disinvestimenti in immobilizzazione, relative quote di ammortamento, quindi senza doverlo magari fare in modo più manuale, quindi andando a aumentare la voce del costo, quella del fondo, che cercheremo di fare magari degli automatismi che dopo aver inserito diciamo, i dati dell'investimento, del disinvestimento che si stima, vengono poi aggiornate in automatico tutte le voci di bilancio su cui hanno impatto appunto questi investimenti o disinvestimenti. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'accensione e rimborso di finanziamenti, quindi cercando anche qui di automatizzare tutte le modifiche a livello di voci di bilancio che vanno appunto a quindi indicare poi anche la quota di capitale e la quota di interessi nel corso degli anni. E poi un'altra sviluppo che è previsto, come avevo già anticipato, è anche l'introduzione di questo ulteriore strumento, cioè il budget di tesoreria, quindi per avere la possibilità di determinare il flusso di cassa prospettico anche col metodo diretto. Ok, e vediamo un attimo invece per quanto riguarda il business plan, che abbiamo visto già con l'esempio pratico tutta la possibilità di effettuare quindi le
le variazioni, quindi come abbiamo visto questo business plan quindi non so, può essere elaborato quindi non solo per la determinazione del bilancio previsionale, quindi per la determinazione dei flussi finanziari prospettici, ma può essere anche predisposto quindi per effettuare quindi avere proprio un piano economico patrimoniale previsionale, quindi che è in pratica un business plan quantitativo, per appunto una richiesta di finanziamento. Quindi in questo caso, dicevamo, normalmente viene richiesto un piano che varia da 3 a 5 anni, ecco, di bilanci previsionali. Allo stesso tempo, la gestione, quindi, del business plan che abbiamo appena visto, anche elaborata anche solo a consuntivo, quindi senza necessariamente inserire dati previsionali, può essere utilizzata per effettuare anche un'analisi, quindi per l'autovalutazione del merito creditizio, quindi per avere, diciamo, stimare il rating che diciamo, la banca potrebbe quindi associare all'impresa sulla base del modulo quantitativo, quindi solo sulla base dei dati di bilancio, proprio perché poi ovviamente nel rating finale che viene attribuito dalla banca incidono anche altri aspetti, e quindi non solamente quelli diciamo, del modulo quantitativo, quindi ci sono anche altri dati di tipo qualitativo, il modulo andamentale sulla base dei dati della centrale rischi, eccetera. Quindi con questa analisi si può effettuare quindi questa autovalutazione del merito creditizio sulla base del modulo quantitativo, e in particolare sono disponibili degli appositi indici, che sono quelli calcolati sul modello Z-score, e che quindi vanno a stimare la probabilità di default dell'impresa diciamo nel breve e medio termine, e di conseguenza quindi viene attribuito quindi una fascia, una classe di merito, quindi in base al risultato quindi di questo modello, di questo indice. Quindi abbiamo visto tutte le possibilità attuali che ci sono nelle possibilità di variazione, quindi di compilazione automatica del bilancio previsionale, quindi abbiamo visto tutte le varie opzioni attualmente disponibili, gli ambiti di applicazione. Ecco, e qui vedete in questa slide c'è un po' un riepilogo dell'esempio che abbiamo fatto, cioè le vari passaggi per arrivare, diciamo, a redigere in modo corretto questo bilancio previsionale, quindi partendo, quindi, come abbiamo visto, dalla simulazione di apertura dei saldi patrimoniali in precedente, la simulazione destinazione risultato di copertura della perdita, poi la stima da effettuare più possibile a livello, diciamo, puntualmente sulle voci di conto economico, ricavi e costi, quindi stimando ad esempio una variazione rispetto all'anno precedente, e poi dopo ovviamente andando per ogni stima che si effettua ad assegnare sempre la contropartita patrimoniale di ciascuna variazione, ipotesi di variazione che viene ipotizzata, e infine vedete l'altro passaggio, quindi una volta che si terminano appunto tutta la stima delle voci di conto economico, e andare anche a simulare la rilevazione delle imposte di competenza, quindi con l'apposita funzione che abbiamo visto che va a calcolare una percentuale rispetto al totale, al valore intermedio precedente, che in quel caso è il risultato prima delle imposte. Qui c'è appunto un esempio, e poi qui invece sono riepilogate invece per quanto riguarda l'autovalutazione del merito creditizio, le varie fasi che vengono elaborate, che possono essere effettuate anche in modo completamente automatico per arrivare quindi a determinare questo merito creditizio. Quindi in pratica si va a creare il business plan partendo dai bilanci di consuntivo su quali appunto si vuole effettuare questo calcolo, poi viene effettuata un'associazione al piano dei conti degli schemi di riclassificazione, che quindi vengono utilizzati per determinare questa analisi, e ovviamente gli indici, quindi c'è questa fase 2 che quindi va a riclassificare i bilanci civilistici. Poi nella fase successiva appunto vengono calcolati tutti gli indici di bilancio, tra i quali anche quelli del modello Z-score per l'attribuzione della classe di merito, e poi ovviamente si può generare il report completo che riporta tutti i dati elaborati in queste fasi, quindi dati bilancio civilistico, riclassificato e tutti gli indicatori anche con dettaglio, quindi con dei grafici, ovviamente il commento dell'indice, il valore di riferimento sui quali quindi vengono determinate le varie fasce, le varie performance degli indici. Allora, per concludere, diciamo, gli strumenti che avete a disposizione nel modulo che diciamo, si basano sulle dati di bilancio, quindi elaborato a una certa data, un bilancio civilistico annuale o infrannuale, vediamo brevemente qui dalle slide anche la possibilità
di andare a utilizzare il modello per la determinazione dell'indice di liquidità e indice alfa nell'ambito appunto della richiesta di rateizzazione del cartello esattoriale. Quindi, sempre nel menu allegati e relazioni, vi trovate un altro modello che si chiama modello determinazione indice alfa e liquidità, che quindi vi dà la possibilità di calcolare questi due indici, quindi in particolare il primo, l'indice liquidità, è quello che viene, diciamo, calcolato per certificare, diciamo, la situazione di temporanea difficoltà economica, in particolare questo è vero quando il valore è inferiore all'1, e l'indice alfa che invece vi dà la possibilità di verificare il numero massimo di rate del piano a cui si ha diritto. Ecco, in particolare quindi questo documento che viene elaborato con questo modello può essere, diciamo, utilizzato come un allegato da inserire nella richiesta di rateizzazione, quindi ovviamente in aggiunta al bilancio che deve essere comunque allegato a parte nella richiesta. E quindi sempre col modello si può verificare anche il tipo di piano al quale si può accedere, quindi che può essere quindi un piano ordinario. Quindi è il modello di riferimento dell'Agenzia delle Entrate, l'R3, quindi massimo 72 rate, quindi da rimborsare in 6 anni, oppure verificare se ci sono i requisiti anche per accedere a un piano straordinario, che quindi ha un numero di rate massimo di 120, quindi un rimborso in 10 anni. Quindi qui in particolare, quindi basta creare un documento con questo modello e si va quindi a selezionare il bilancio di riferimento, quindi anche qui può essere un bilancio annuale o infrannuale a seconda del periodo in cui si effettua questa richiesta di rateizzazione, sempre diciamo, tenendo in considerazione che è bene che il bilancio che si va a diciamo, utilizzare per la determinazione di questi indici non sia più vecchio, diciamo, di 2 mesi rispetto alla data della richiesta. Quindi si va a compilare ovviamente il questionario indicando quelle poche informazioni che sono appunto richieste in base al tipo di piano, si tratta di una prima istanza di rateizzazione, una proroga, eccetera. E poi ecco, nelle tabelle praticamente nella sezione indici c'è appunto la tabella di determinazione dell'indice in cui diciamo per arrivare quindi a calcolare questi due indici va inserito il debito complessivo della cartella esattoriale, quindi questo va inserito manualmente. Solo nel caso di bilancio infrannuale, ovviamente si va a inserire anche il numero di mesi di riferimento di questa situazione economica infrannuale e poi sulla base del calcolo, diciamo, del valore che è stato elaborato sull'indice alfa, si va anche a, diciamo, indicare, leggendolo dall'apposita, verificando l'apposita leggenda, il numero massimo di rate. Quindi in base a queste informazioni poi viene verificato in automatico anche se sussistono i requisiti per l'eventuale richiesta del piano straordinario, quindi in luogo ovviamente di quello ordinario. E in questo caso, dopo ovviamente, va compilato adeguatamente anche il questionario se si verifica che ci sono i requisiti per accedere a un piano straordinario. Ecco, lo vedete esempio in questo esempio in cui si nota qui che vedete dopo aver inserito vedete, il debito complessivo, in questo caso era una situazione infrannuale, quindi è stato inserito scusate, il 9 come periodo, numero mese di riferimento, quindi è stato diciamo, associato questo modello a una situazione al 39-23. Ecco, vedete, vengono calcolati in automatico i dati che sono richiesti appunto nell'allegato del modello dell'Agenzia delle Entrate, quindi il valore della produzione infrannuale rettificato, quindi quello da bilancio e quello rettificato, quello diciamo invece rettificato su base annuale, quindi in base al numero di mesi di riferimento. Poi vedete che sulla base di questi dati, che ovviamente vanno a riclassificare anche la parte di stato patrimoniale, ovviamente non solo la parte economica, viene calcolato l'indice di liquidità. Vedete in questo caso un valore di 0,41, quindi al di sotto della soglia, che quindi abbiamo visto è pari a 1, quindi da questo primo dato quindi emerge che c'è il rispetto del requisito della temporanea difficoltà economica, quindi lo vedete anche dal bollino verde. Poi l'indice alfa invece, vedete, è un valore di 8,44 in questo caso, ecco nella leggenda subito sotto vedete tutti i valori, diciamo, il massimo, scusate, il numero massimo di rate diciamo, associate ai vari range dell'indice, quindi in questo caso vedete il massimo superiore a 8,1, quindi il massimo numero di rate previste per il piano ordinario, quindi va specificato all'interno
dell'apposito campo e poi nella parte finale della tabella vedete che c'è la verifica anche dei requisiti dell'eventuale piano straordinario, quindi viene in pratica calcolato l'importo rata piano ordinario, quindi in base al debito complessivo e al numero di rate concedibili rispetto al piano ordinario, poi viene verificato il valore della produzione rateificato mensile e poi viene calcolato un indice, quindi in particolare dato dall'importo della rata col piano ordinario sul valore della produzione mensile. Ecco, come vedete poi dall'ultima riga si ha, diciamo, il rispetto dei requisiti per accedere al piano straordinario se sono verificate contemporaneamente due condizioni, cioè il valore dell'indice sulla riga precedente deve essere maggiore del 10%, quindi in questo caso è 1,41, e poi allo stesso tempo anche l'indice di liquidità deve essere compreso nel range che va dallo 0,5 e 1, e anche in questo, vedete, in questo caso anche la seconda condizione sarebbe non verificata. Infatti vi indica sull'apposita colonna dell'esito che non ci sono quindi requisiti per accedere al piano straordinario, quindi in questo caso si può arrivare massimo a un numero di rate pari a 70. 82. Ok, e vediamo adesso, quindi abbiamo concluso la parte, diciamo, di analisi sulla crisi, quindi business plan, metodo creditizio, quindi tutto quello che si elabora a partire da un bilancio civilistico. Vediamo invece adesso gli strumenti di analisi di bilancio e di controllo di gestione. Quindi in questo caso cambia la base dati di riferimento, che è appunto costituita dai saldi dei saldi mensili della contabilità generale, quindi quelli dati presenti in prima nota. Quindi attraverso questi strumenti, che sono disponibili nel modulo sempre ADP, abbiamo quindi la possibilità di riclassificare dati di consuntivo, di stato patrimoniale e conto economico, quindi sulla base quindi di vari criteri distribuiti o anche aggiungendo ulteriori criteri personalizzati, dopo vedremo anche brevemente qualche esempio, e poi calcolare indici e margini di bilancio, anche qui ce ne sono diversi distribuiti, ma con la possibilità di aggiungere dei KP personalizzati, quindi indici personalizzati, e determinare graficamente il break-even point, quindi il punto di pareggio, quindi un'apposita riclassificazione che si basa sul criterio margine lordo di contribuzione. E infine, quindi sempre per quanto riguarda l'analisi in bilancio, abbiamo anche la possibilità di effettuare degli scostamenti, quindi sia patrimoniali che economici, di dati di consuntivo che possono essere effettuati o sull'anno precedente, quindi stesso periodo dell'anno precedente, oppure nell'ambito magari di un'analisi in corso d'anno, anche sul periodo immediatamente precedente, ad esempio mese su mese, ad esempio all'interno dello stesso anno di contabile. Ecco, qui viene quindi un po' riepilogato quali sono, diciamo, le modalità di analisi dal punto di vista della periodicità e del tipo di saldo con cui si possono quindi aggregare i saldi, diciamo, della contabilità generale. Quindi vedete che a livello di periodicità ovviamente si può effettuare un'analisi annuale, quindi in questo caso si possono, diciamo, affiancare fino a 5 anni precedenti a partire dall'anno ovviamente aperto nel programma, nel modulo ADP, che si può arrivare fino a 5 anni precedenti di storico, sui quali poi vedere anche eventualmente calcolare anche eventuali scostamenti. E invece nell'ambito diciamo, dell'analisi diciamo, inferiore all'anno, quindi periodicità inferiore all'anno, si possono aggregare i dati con le periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, fino ad arrivare semestrale. È possibile anche la possibilità di effettuare delle analisi a cavallo d'anno, quindi per arrivare sempre con dettaglio mensile, ma per andare, diciamo, a unire dei periodi che eccedono l'anno contabile. So, ad esempio, si potrebbe fare un'elaborazione che va a unire, diciamo, aggregare i dati dal gennaio 2022 fino al giugno 2023, quindi in modo da avere, so, un anno e mezzo, quindi 18 mesi all'interno della stessa analisi. Ecco, come invece tipologia di saldo, quindi in particolare ovviamente sul tipo annuale, ovviamente è il saldo a quella data, ovviamente alla data di chiusura dell'anno. Per quanto riguarda invece delle analisi con periodicità inferiore all'anno, si può scegliere se diciamo, elaborare i dati, quindi i saldi, o con tipologia movimenti, quindi su ogni periodo, quindi ad esempio sul mese, solo la movimentazione di quel periodo, oppure se fare comunque un'analisi utilizzando un saldo progressivo, quindi un saldo che va a sommare geometricamente anche tutte le movimentazioni dei periodi precedenti a quello, diciamo, a quello scelto. Ecco.
Ecco, importante per effettuare tutte queste analisi di bilancio con gli strumenti disponibili nel modulo EP è quella di diciamo, effettuare sempre rispettare questo ordine che vedete in questa slide. Quindi la prima cosa ovviamente da fare è quella di esportare i dati contabili da Contabile Generale attraverso un apposito menu, che è quello che trovate sul menu azienda, trasferimento dati bilancio budget. Quindi questa è una, diciamo, una fase preliminare, obbligatoria, altrimenti poi se non si fa mai questa esportazione non vengono neanche attivati, tra l'altro, i menu per l'analisi di bilancio nel modulo EP. E quindi questa ovviamente è un'elaborazione che, visto che fotografa la situazione contabile al momento in cui si effettua questa esportazione dei dati, ovviamente deve essere ripetuta ogni qualvolta si voglia aggiornare diciamo, la riclassificazione. Quindi se nel frattempo si aggiornano i dati, quindi per recepire le ultime registrazioni contabili, bisogna passare di nuovo diciamo, dal eseguire questo trasferimento dati, quindi per aggiornare quindi, la base dati di riferimento su cui puoi fare l'analisi. La seconda fase è quella dell'associazione del piano dei conti aziendali agli schemi di riclassificazione che si vogliono poi utilizzare a livello di analisi di bilancio. C'è da tenere in considerazione che questa associazione è di tipo sovrannuale, quindi si fa una volta e vale per tutti gli anni che poi verranno eventualmente analizzati. Ecco, deve essere eventualmente aggiornata questa associazione dei conti se rispetto, diciamo, al precedente trasferimento dati sono stati movimentati dei nuovi conti, quindi potrebbero avere quindi dei nuovi conti che non sono ancora mai stati associati, quindi ovviamente anche questa potrebbe diciamo, esserci la necessità di andarla a aggiornare. E dopo vediamo poi degli esempi come ovviamente si fanno questi passaggi. E può essere quindi effettuata in modalità automatica in base ai codici del bilancio civilistico, quindi quelli codici UE, quelli che si elaborano quindi per il bilancio utilizzano per l'elaborazione automatica del bilancio da depositare. E questo però è possibile, questa diciamo, associazione automatica, solo a quei criteri diciamo, di riclassificazione che hanno appunto, che sono in qualche modo compatibili con il criterio prevalente che c'è nella classificazione del bilancio civilistico. Come ad esempio il conto economico a valore produzione e valore aggiunto, quindi ha diciamo, un criterio quindi omogeneo rispetto a quello civilistico, e il criterio invece finanziario per quanto riguarda la riclassificazione di stato patrimoniale. Su altri invece criteri che sono disponibili, come vedremo, è necessario fare un'associazione manuale proprio perché non si riesce diciamo, a ricavare in modo diciamo, attendibile. In modo generale un'associazione solo sulla base dell'informazione della classificazione civilistica, perché quindi ovviamente vanno tenuti in considerazione anche altri aspetti per andare poi a effettuare un'associazione alla voce giusta dello schema. Ecco, poi ovviamente una volta fatte queste operazioni diciamo, preliminari si effettuano queste riclassificazioni a consuntivo, andando a selezionare la periodicità che si preferisce, annuale piuttosto che mensile, eccetera. Quindi si vanno a elaborare i dati sia a livello patrimoniale che economico. Questi si elaborano diciamo, separatamente, diciamo, la parte patrimoniale e conto economico, anche con periodicità diverse. Quindi non è necessario per forza utilizzare diciamo, gli stessi criteri, diciamo, le stesse modalità di analisi sia per lo stato patrimoniale che conto economico. Ecco, una cosa importante però è che poi se si vogliono elaborare anche gli indici, che è poi lo step successivo, devono essere fatte sempre queste riclassificazioni preventivamente. Quindi questo è diciamo, un passaggio preliminare poi alla successiva eventuale elaborazione degli indici. Quindi bisogna prima fare la riclassificazione a consuntivo, quindi dei dati stato materiale e conto economico, e solo dopo si possono poi eventualmente elaborare gli indici. Infatti lo vedete nel punto successivo, quindi elaborazione indici di bilancio, quindi questi possono essere elaborati, ecco, in questo caso solo con periodicità annuale, quindi qui si può avere solo il dato annuale, quindi non è disponibile ad oggi diciamo, un'analisi di questi indici con dettaglio, ad esempio mensile, quindi inferiore all'anno. Ecco, gli indici distribuiti, quindi che quindi diciamo, trovate già a disposizione nel modulo, ovviamente sono stati costruiti mettendo quindi all'interno delle formule di questi indici delle voci dei classificati standard di stato patrimoniale e conto economico. Per standard si intende diciamo, quei criteri di riclassificazione che si possono associare in automatico a partire dei codici UE, e dopo vediamo nel dettaglio quali sono.
Poi alla fine, diciamo, una volta diciamo, fatte queste elaborazioni, l'ultima diciamo, fase di questa analisi di bilancio quindi potrebbe essere quindi, quella dell'analisi di scostamenti, quindi anche qui possibilità di elaborarli con periodicità diverse, separatamente tra patrimoniale e economico, viene sempre calcolato lo scostamento sia in euro che in percentuale rispetto al periodo precedente. E quindi, come visto anche prima, nel caso di periodicità inferiore all'anno, si può scegliere se lo scostamento deve essere calcolato sullo stesso periodo dell'anno precedente, ad esempio so, gennaio 23 su gennaio 22, oppure sul periodo precedente ma dello stesso anno, quindi so, febbraio 23 su gennaio 23, marzo 23 su febbraio 23 e così via. Ecco, qui vedete i criteri, un riepilogo dei criteri di classificazione distribuiti per lo stato patrimoniale. Ecco, vedete che questi schemi, in particolare, ecco, quello evidenziato in rosso è appunto lo schema standard basato sul criterio finanziario che si associa in automatico dal bilancio E, sul quale sono stati poi calcolati gli indici. Quindi tutti gli indici di bilancio distribuiti fanno riferimento a delle voci presenti in quello schema di riclassificazione. Quindi per elaborare gli indici è sufficiente, sarebbe sufficiente andare a riclassificare solamente quello schema. Poi, come vedete, ci sono anche altri criteri disponibili. Ad esempio, c'è uno stato patrimoniale sempre col criterio finanziario, ma con delle varianti, diciamo una variante del finanziario, in particolare è lo schema che poi viene utilizzato anche per la riclassificazione dei dati di bilancio ai fini della valutazione del merito creditizio, quindi lo schema che viene usato anche nel business plan e nella gestione Basilea 2. Poi, ecco, stessa cosa anche per lo stato patrimoniale aree gestionali, quindi questo però utilizza un criterio diverso, il pertinenza gestionale. E poi c'è anche qui un riclassificato che è appunto quello per la determinazione della posizione finanziaria netta. Anche questo viene, come gli altri, c'è la possibilità quindi di associarlo in automatico solo sulla base del codice del bilancio civilistico, però ovviamente in questo caso l'associazione è limitata quindi alle sole attività e passività di natura finanziaria, quindi a differenza degli altri schemi, quindi non è un prospetto, quindi, di riclassificazione che va a riclassificare l'intero stato patrimoniale, ma solamente appunto queste tipologie di attività e passività. Qui vedete invece gli schemi disponibili per quanto riguarda il conto economico, quindi abbiamo anche qui quello che si chiama analisi conto economico basato sul criterio valore produzione e valore aggiunto, che è quello che qui si associa in automatico dai codici di bilancio ed è quello utilizzato per gli indici distribuiti, quindi il calcolo degli indici distribuiti per l'analisi di bilancio sulla contabilità generale, ovviamente. E poi vedete c'è anche qui un'altra variante dello schema, sempre quindi del criterio valore produzione, che è quello disponibile sempre nella gestione di Basilea 2, anche questo si associa in automatico sulla base del solo informazione del codice del bilancio E. E poi ce ne sono invece altri due, che sono invece associazione di tipo manuale, come ad esempio il conto economico a costo del venduto, che quindi utilizza una riclassificazione di tipo funzionale, e il margine lordo di contribuzione, perché in questo caso anche qui abbiamo un'associazione che deve essere fatta in modalità manuale, proprio perché qui il criterio prevalente è quello che va diciamo, a suddividere i costi tra fissi e variabili, quindi in questo caso bisogna passare, insomma, non è così automatico ricavare questa informazione dal bilancio, quindi è richiesta un'associazione manuale. Ok, poi andando avanti, ecco qui vedete ad esempio appunto lo schema standard dello stato patrimoniale finanziario, che quindi in cui le attività quindi sono riclassificate secondo il criterio di il grado di liquidità degli impieghi, cioè tempo di ritorno in forma liquida, le passività secondo invece riclassificate secondo il grado di esigibilità delle fonti, quindi in base al tempo di estinzione. Questa invece è la riclassificazione standard del conto economico, quindi i costi della gestione caratteristica sono diciamo, suddivisi unicamente per natura, quindi non serve anche qui un sistema contabile particolarmente articolato e appunto basta solo il codice civilistico per effettuare poi l'associazione a questo schema. In questa riclassificazione sono diciamo, di particolare interesse i risultati intermedi che appunto che sono costituiti dal valore aggiunto e dal margine operativo lordo.
Questo è uno schema di come appunto le varie gestioni, le varie, all'interno delle voci dello schema di riclassificazione. Quindi vedete nelle prime voci l'area caratteristica, poi la parte finanziaria negativa, nella parte gestione non caratteristica abbiamo tutte le altre gestioni, quindi la componente positiva finanziaria, straordinaria caratteristica, la gestione fiscale ovviamente nella parte delle imposte e tasse. Ecco, questo invece è uno schema del costo del venduto, quindi qui i costi vengono suddivisi prevalentemente per funzione e destinazione, quindi questo è il criterio prevalente di questo riclassificato, e quindi va associato manualmente, e poi dopo per ogni funzione quindi c'è un'ulteriore suddivisione anche per natura di questi costi. Qui tra i risultati intermedi di interesse più rilevanti abbiamo il costo della produzione venduta, quindi consumi di materie più costo industriale meno variazione di rimanenze, ecco, quindi questo è uno dei primi riclassificati. Poi c'è anche il risultato lordo sulle vendite, quindi ricavi netti meno appunto il costo della produzione venduta. Ecco, poi vediamo, qui abbiamo un altro riclassificato, che è il riclassificato quindi a margine di contribuzione, quindi quello che va diciamo associato in base alla distinzione costi fissi e costi variabili. Quindi costi fissi ovviamente quelli che rimangono costanti al variare delle quantità prodotte e vendute, invece quelli variabili che invece variano in funzione appunto di questo parametro. Ecco, su questo criterio di riclassificazione si può determinare con metodo grafico il break-even point, punto di pareggio, cioè quel volume di ricavi di vendita, quindi che copre la totalità dei costi aziendali. Quindi di fatto rappresenta il punto di equilibrio al di sopra della quale quindi si realizza un profitto. E lo vedete quindi anche nell'immagine, quindi è quello diciamo di punto d'incontro, quindi tra l'area rossa, che appunto è l'area di perdita, e l'area di utile, quindi l'area di guadagno, che è appunto l'area verde. Quindi qui abbiamo che il risultato di intermedio di interesse, appunto il margine di contribuzione, quindi calcolato dalla differenza tra ricavi netti e costi variabili. Ecco, poi c'è la possibilità, come avevamo accennato anche all'inizio del programma del corso, di aggiungere dei criteri personalizzati. Quindi se ci sono, diciamo, delle imprese che hanno delle esigenze particolari, magari per determinare e monitorare alcune informazioni tipiche magari del proprio business, che quindi non sono già presenti in questi criteri che trovate nel programma, che quelli di cui abbiamo visto, diciamo, una veloce carrellata. Quindi vi è la possibilità di costruire quindi questi schemi di riclassificazione personalizzati. Quindi per fare diciamo, per inserire questi ulteriori schemi che usano dei criteri personalizzati, si parte ovviamente dalla creazione dell'anagrafica dello schema, dove c'è la possibilità eventualmente anche di partire dalla duplicazione di uno schema già esistente, quindi per non, diciamo, dover costruire, diciamo, completamente da un foglio vuoto lo schema, si può anche partire magari da uno schema che in qualche modo può assomigliare quindi a quello che si deve poi calcolare. Quindi questo poi ovviamente va deciso a seconda quindi del criterio, dello schema a cui si vuole arrivare. E ecco, poi ovviamente una volta creata l'anagrafica si vanno a inserire le voci tipiche di questa riclassificazione. Ogni diciamo, riga, che, diciamo, voce dello schema deve essere inserita con un codice alfanumerico e una relativa descrizione. Ecco, il dettaglio, quindi i livelli di dettaglio con cui si possono, diciamo, classificare e raggruppare, diciamo, i dati della riclassificazione personalizzata possono arrivare fino a un massimo di 6 livelli. Ecco, poi all'interno di queste riclassificazioni, soprattutto magari per la parte dell'analisi della riclassificazione di conto economico, c'è la possibilità di inserire anche delle voci di calcolo, ad esempio per calcolare, dei risultati intermedi nella riclassificazione. Quindi si può andare a inserire la formula, e questa formula può essere applicata quindi alle voci di primo livello che sono state inserite nello schema. Quindi un esempio potrebbe essere la riga, no, il risultato, no, la voce di calcolo, il valore aggiunto che viene calcolata facendo la differenza tra il valore produzione e consumi di materie e servizi. Ecco, poi ovviamente una volta creato il proprio schema personalizzato, bisogna ovviamente per forza passare da un'associazione più a di conti che può essere solo in modalità manuale, visto che si tratta di uno schema personalizzato, quindi sempre dal apposito menu,
e tutti gli schemi che vengono eventualmente aggiunti in una installazione del modulo DP possono essere sempre esportati su file, quindi con la possibilità eventualmente di importarli anche su altre aziende della stessa installazione o addirittura anche su altre installazioni di ADP. Quindi se ci volessero magari, se un utente in grado, magari riesce a costruire il criterio di riclassificazione per una particolare tipologia di impresa lo potrebbe quindi anche passare a un altro collega, quindi che utilizza un'altra installazione di Pasco, quindi importarlo così anche nella propria installazione ADP. Ecco, vedete qui è un esempio di uno schema di riclassificazione personalizzato, quindi qui vedete uno schema particolare economico, come vedete su tre livelli, infatti vedete che i codici sono stati inseriti nelle colonne dei primi tre livelli, e questo ad esempio è il modello chiamato in italiano USALI, quindi acronimo di Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, ed è praticamente il sistema di reporting per il controllo e gestione delle società alberghiere, quindi è uno di quelli più utilizzati al mondo, che è diventato in qualche modo uno standard internazionale, quindi per tutto il settore dell'ospitalità. Quindi vedete, vengono riclassificati i costi e ricavi con determinate voci che quindi fanno riferimento a questo modello. Okay, ecco, poi quindi una volta abbiamo visto la possibilità di creare questi criteri personalizzati, poi si deve, abbiamo visto, passare dall'associazione del piano di conti aziendale, quindi sia per quanto riguarda gli schemi distribuiti che ovviamente quelli personalizzati. Ecco, in fase di associazione del piano di conti bisogna considerare che l'associazione ovviamente si fa solo alle voci di ultimo livello dello schema, quindi se è presente uno schema come nell'esempio che abbiamo visto poco fa su tre livelli, quello che sarà associabile ai conti sarà solamente il terzo livello, quindi quello livello inferiore. L'associazione, come abbiamo detto, è sovrannuale, quindi una volta fatta poi ve la trovate già disponibile anche per tutti gli anni successivi. E ecco, abbiamo visto che nei criteri dove c'è il criterio compatibile, gli schemi con criterio compatibile col bilancio civilistico, è disponibile la sessione automatica. Ecco, per facilitare questa fase di associazione dei conti, in particolare nei casi in cui si deve procedere in modalità manuale, c'è la possibilità di evidenziare i soli conti che risultano movimentati in contabilità. Quindi in questo modo ci si può limitare quindi associare solamente questi conti che sono stati effettivamente movimentati in almeno uno degli anni, diciamo, di consuntivo, che quindi sono presenti in contabilità. E poi ovviamente anche per evitare che ci siano poi delle squadrature nei dati che vengono riclassificati, sempre in fase di associazione si può controllare anche la presenza di conti movimentati non associati, quindi c'è anche questo ulteriore controllo. E poi un'altra particolarità, diciamo che sui conti patrimoniali è possibile impostare anche una doppia associazione, cioè impostare contemporaneamente sullo stesso conto un'associazione ad una voce dell'attività, quindi in questo caso il conto verrà associato in questa sezione quando avrà un saldo contabile con segno d'are, e anche allo stesso tempo un'associazione invece a sezione passività, e quindi in questo caso il conto sarà riclassificato invece quando avrà segno avere. Quindi questo ad esempio è un'associazione appunto doppia, tipica dei conti di tipo, ad esempio, di conti tipo banca. Ecco, per impostare invece l'associazione in modalità manuale, quindi si può sempre, ovviamente, oltre a selezionare il singolo conto, si può anche selezionare la voce di mastro, quindi in questo modo l'associazione viene propagata poi a tutti i conti dello stesso mastro, oppure si può selezionare anche un gruppo di conti anche su, diciamo, appartenenti a mastri diversi, quindi ovviamente qui si può trascinare col mouse la selezione dei conti che si vogliono, quindi poi dopo l'associazione che si imposta cliccando sull'apposito pulsante che va a confermare l'associazione dello schema, ovviamente viene riportata su tutti i conti selezionati. E questo, vedete, è una figura del menu, quindi trovate appunto sulla destra, vedete in rosso le voci dello schema, in questo caso è uno schema a un unico livello, quindi un solo livello, quindi tutte le voci, vedete, sono associabili, diciamo, si identificano dal fatto che le voci sono in colore rosso, quindi solo le voci in rosso sono quelle associabili. E sulla sinistra invece avete, in questo caso, la lista di tutti i conti di tipo economico,
E quindi vedete, con le funzioni che trovate a destra, associazione automatica, riuscite a riportare l'associazione appunto in base al codice del bilancio, quindi vi trovate già tutti i conti associati. La funzione evidenzia i conti movimentati, che vi riporta, vedete, sulla colonna d'area avere il giallo solo sui conti movimentati, quindi si potrebbe quindi associare solamente quelli. E in alto, quindi sopra lo schema, vedete anche il controllo dei conti movimentati, ma che non sono stati associati. Quindi andrà verificato se poi eventuali conti non associati, magari sono dei conti magari di appoggio, conti riservati, automatismi programma, che poi diciamo alla data di riferimento e elaborazione hanno saldo zero, quindi in questo caso si possono anche non associare. Ok, poi successivamente, come vedete, la possibilità di effettuare anche l'analisi degli indici, quindi su questi dati della contabilità generale, quindi ecco, dicevamo c'è solo in questo caso solo il tipo annuale, e ci sono in particolare tutte queste categorie di indici, sono circa 25 quelli predefiniti, quindi che vanno ad analizzare dilazione, efficienza, liquidità, attività, eccetera. Quindi trovate qui tutte le varie tipologie con gli indici distribuiti. Ecco, poi avete lo strumento che vi consente di andare ad aggiungere dei KPI personalizzati, quindi indici personalizzati. E in particolare, nella creazione di un indice personalizzato, sulla destra vedete quindi un esempio della maschera, diciamo, di creazione dell'indice personalizzato. Ovviamente, oltre a indicare un codice e una descrizione, c'è la possibilità di scegliere quali sono gli schemi di riclassificazione dai quali andare, diciamo, a recuperare le voci da inserire nella formula del proprio indice, oppure eventualmente si può scegliere anche, c'è anche l'opzione di creazione di indici personalizzati proprio sui conti della contabilità generale, quindi non su una voce di riclassificazione dello schema, alle quali ovviamente possono essere associati più conti, ma si possono creare anche degli indici che vanno proprio a calcolare i dati su dei conti precisi della contabilità generale. Nella formula ovviamente possono essere aggiunte anche delle costanti numeriche, come nell'esempio che vedete in fondo qua all'immagine, dove vedete è stato utilizzato la costante 100 per calcolare l'indice in forma percentuale, quindi vedete è stato fatto un rapporto, in questo caso un indice, rapportando due voci dello schema di conto economico, ad esempio i ricavi della sezione ristorante sull'utile netto complessivo, e poi è stato moltiplicato per 100, quindi per avere l'indice espresso percentuale. Su tutti gli indici che si vanno a inserire c'è sempre la possibilità di definire i valori soglia di riferimento, quindi minimi e massimi, sulla base di questi poi dopo andare a stimare anche la performance dell'indice. Ecco, poi per quanto riguarda l'analisi degli scostamenti, ecco, abbiamo visto la possibilità di calcolare quindi su anno precedente, quindi su ovviamente tra periodi omogenei, quindi sul periodo dell'anno precedente, oppure sul periodo immediatamente precedente. Quindi abbiamo fatto appunto l'esempio di magari confrontare mese su mese, quindi febbraio su 23 su gennaio dello stesso anno e così via. E vedete sotto, ad esempio, un'immagine tratta quindi dalla funzione disponibile in ADP, dove vedete vengono affiancati i due bilanci, gli ultimi 2 anni, scusate, consuntivo 21-22, vedete viene calcolato poi lo scostamento tra i 2 anni in euro, in percentuale, e poi vedete viene aggiunto ulteriormente l'ultimo anno consuntivo 23 e sull'ultima colonna viene calcolato quindi anche lo scostamento tra il 23 e il 22. Dopo ovviamente il numero di anni che si vuole analizzare si definisce sempre in fase diciamo di parametrizzazione dell'elaborazione che si vuole appunto ottenere. Ecco, passando invece adesso all'ultimo blocco, cioè gli strumenti che possiamo definire di controllo di gestione, ecco, vediamo che quindi sono disponibili anche queste ulteriori funzionalità, quindi la possibilità di determinare dati previsionali di conto economico, quindi la possibilità in pratica di ottenere un conto economico previsionale, che nel programma è chiamato budget. Poi, sempre proprio tra le attività, questo appunto una delle principali attività di controllo e gestione sulla contabilità generale, cioè l'analisi degli scostamenti, quindi tra i valori previsionali e quelli che poi sono stati invece riscontrati a consuntivo, quindi ovviamente riferiti allo stesso periodo per cui è stato elaborato il budget.
E infine, quindi altra possibilità è quella di riclassificare i dati con, diciamo, l'informazione di contabilità analitica utilizzando la gestione dei centri di costo e ricavo oppure in alternativa le business unit. Allora, in particolare, cominciando dal budget, quindi c'è la possibilità di programmare quindi i valori previsionali di costo e ricavo, quindi utilizzando una delle riclassificazioni di conto economico che è presente nel modulo, oppure addirittura anche una riclassificazione personalizzata, se quindi viene inserito appunto un apposito schema. L'orizzonte temporale del budget è al massimo di 12 mesi, quindi un budget annuale, quindi c'è sempre poi il dettaglio anche mensile, quindi è una, diciamo, una previsione di breve periodo. E di fatto, a seconda ovviamente dello schema che si utilizza per la costruzione di questo budget, quindi ogni, diciamo, voce, macrovoce dello schema di fatto costituisce un budget operativo che può essere ovviamente di costo ricavo a seconda della voce dello schema. Ecco, per la stima di questi valori preventivi, quindi su ciascun budget operativo, oltre ovviamente al criterio manuale, quindi l'imputazione manuale conto per conto, che è sempre possibile ovviamente nella redazione di questo budget, si possono adottare invece questi criteri che quindi vanno a stimare in automatico questi valori, diciamo, prospettici. Quindi si può utilizzare ad esempio il criterio storico, quindi viene in pratica calcolato il valore medio osservato nella serie storica precedente, quindi fino a 5 anni precedenti. Si può verificare invece, utilizzare il criterio che va a analizzare sempre a consuntivo la variazione media percentuale, quindi viene proposto un dato che appunto corrisponde a questa variazione media percentuale e dopo ovviamente una volta calcolata questa variazione media percentuale, questa percentuale viene applicata ai dati dell'anno precedente a quella di budget per ovviamente ottenere il valore previsionale del budget. Il criterio percentuale, quindi applicando un decremento o incremento rispetto ai dati di consuntivo dell'anno precedente a quello di budget, oppure si può, diciamo, si possono ottenere questi dati previsionali andando ad impostare una correlazione costi-ricavi. Quindi, in pratica, c'è la possibilità di andare a calcolare la correlazione in percentuale consuntivo, anche questo fino a 5 anni precedenti, quindi tra un conto di costo e un conto di ricavo, e in pratica la percentuale calcolata di questa correlazione calcolata consuntivo viene applicata al valore previsionale del ricavo per la determinazione quindi del costo che adesso correlato, quindi è il costo in pratica che viene stimato in base a questa percentuale di correlazione. È un ulteriore criterio che quindi ovviamente la correlazione si va a impostare solamente se ci sono effettivamente dei costi che possono essere in qualche modo correlati all'andamento, diciamo, dei rispettivi conti diciamo, di ricavo. Ecco. Ecco, per ciascuno quindi in fase di compilazione del budget, per ciascun budget operativo, quindi vi hanno detto tutte le macro voci dello schema, ci sono in pratica quattro fasi operative disponibili in questa gestione. Quindi sono quelle che vedete nella lista. Quindi la prima è la fase di correlazione, in questo caso è una fase facoltativa, per andare quindi a definire queste eventuali correlazioni costi ricavi solo se significative, quindi per questo motivo non è, diciamo, una fase che deve essere impostata obbligatoriamente, quindi solo ci sono i presupposti per andare a verificare se sono verificate queste correlazioni. Poi nell'altra fase successiva, analisi storica, questa è una fase di sola visualizzazione e qui si in pratica viene riproposto tutto l'andamento storico dei singoli conti, dove viene calcolato ovviamente il valore medio conseguente e anche la variazione percentuale media, che derivano quindi da questo andamento storico. E poi invece la terza fase, quindi immissione dati, e questa è la fase ovviamente obbligatoria ed è la fase ovviamente centrale di questa gestione, cioè la fase in cui si va a scegliere il criterio di determinazione per i dati preventivo e quindi lo si va a imputare. Quello che vedete appunto nell'immagine è proprio questa fase di immissione dati, quindi vedete in pratica sulla colonna di sinistra il valore dell'anno precedente, quello di budget, e poi c'è la colonna appunto del budget di cui si vanno a imputare i dati, quindi utilizzando quindi i criteri che sono poi disponibili, quindi o applicando la variazione percentuale, quindi utilizzando il valore del valore medio dello storico, la variazione percentuale, e eventuali dati che invece dovessero invece derivare anche dall'applicazione delle correlazioni costi e ricavi. L'ultima fase invece è quella della ripartizione del valore annuale del budget sui 12 mesi, quindi anche qui, ed è una fase obbligatoria, perché quindi va sempre, diciamo,
stimata anche la ripartizione mensile di questi dati di budget, e qui ovviamente c'è la possibilità di ripartirlo in modo manuale oppure di applicare una variazione, scusate, una ripartizione in parti uguali, quindi divisione uguali sui 12 mesi, oppure si può tenere invece conto dell'andamento della contabilità nell'anno precedente a quello di base. In questo modo, quindi, la stessa proporzione dell'andamento precedente viene applicata anche nella ripartizione dei valori di budget. Ecco, poi vedete qui la fase successiva, c'è cioè lo scostamento tra valore di budget e consuntivo. Quindi man mano ovviamente che si contabilizzano consuntivo i dati dell'anno di budget, si può procedere quindi con il monitoraggio costante, quindi per raggiungimento ovviamente degli obiettivi prefissati, quindi attraverso questa analisi degli scostamenti rispetto quindi ai rispettivi dati di consuntivo. Ecco, quindi affinché diciamo che vengano eventualmente adottate delle azioni correttive in modo tempestivo è opportuno quindi calcolare questi costamenti su base mensile o massimo trimestrale, quindi con diciamo, la massima frequenza. Ecco, vedete nell'esempio, quindi questo qui è un riepilogo diciamo, annuale e quindi senza dettaglio mensile del budget, quindi lo trovate sulla prima colonna, poi vedete sulla colonna destra il corrispondente valore che risulta invece contabilizzato, quindi di consuntivo, e poi lo scostamento sull'ultima colonna in euro e in percentuale. Poi sulla colonna con i colori, diciamo, in fondo, viene stimata quindi la performance dello scostamento. Quindi ad esempio, vedete, insomma, sulla prima riga, valore produzione, quindi una voce di ricavo, c'è stato uno scostamento di 19% in più rispetto a consuntivo rispetto al valore preventivato, quindi questo ovviamente lo segnala come fattore positivo, quindi lo trovate in rosso. Viceversa, se analizziamo invece insomma, una voce di costo, come ad esempio oneri finanziari, vedete che qui c'è stato un incremento molto superiore rispetto a consuntivo rispetto agli oneri finanziari diciamo, preventivati, questo ovviamente viene segnalato in rosso. Come poi è riportato anche in questa slide, dove vedete che è possibile comunque andare a personalizzare anche le soglie di questi diciamo, superiori e inferiori di scostamento, quindi il default viene 10%, quindi sia per la soglia diciamo, inferiore che superiore. E quindi diciamo che in pratica, come vedete in quella tabella, per quanto riguarda le voci di ricavo, se viene superata la soglia superiore, ovviamente viene identificato con una performance positiva. Viceversa, se invece sulle voci di costo, in questo caso se viene superata la soglia superiore, abbiamo un'area di attenzione. Invece per quanto riguarda il superamento soglia inferiore, ovviamente è vero il contrario, quindi abbiamo l'attenzione nel caso di voce di ricavo, invece la performance buona per quanto riguarda le voci di costo. Quindi in questa apposita voce di parametri potete cambiare sia i colori che vanno ad identificare diciamo, le tre soglie, quindi le tre fasce, diciamo, quindi quella diciamo, di valore positivo, scusate, positivo, quindi l'area di attenzione e la fascia intermedia, diciamo, l'area di normalità, e potete cambiare quindi sia il colore che l'entità della soglia superiore o inferiore, quindi cambiare anche questi dati. Ecco, per terminare, vediamo anche la possibilità di analizzare anche per i dati con informazione analitica del centro di costo e ricavo o business unit. In particolare, per quanto riguarda il centro di costo e ricavo, la codifica in questo caso va effettuata nel gestionale Passepartout, se ne possono codificare fino a un massimo di 999. Quindi l'inserimento delle informazioni di contabilità analitica in questo caso è del tutto incorporata con la contabilità, quindi si inserisce nelle registrazioni di prima nota o intestata sulle singole righe della registrazione. E ovviamente per effettuare poi l'analisi con questa informazione nelle riclassificazioni di ADP, quando si effettua la fase di trasferimento dati, ovviamente bisogna andare a abilitare l'apposito parametro che va a esportare i dati con l'informazione del centro di costo e ricavo. Quindi in pratica, in questo modo, in modo abbastanza semplice, si possono quindi ottenere delle rilevazioni, quindi dell'analisi di contabilità analitiche, lavorando direttamente quindi sulla contabilità generale. Quindi questo con la logica diciamo, del sistema unico contabile, in cui praticamente la contabilità analitica, come appunto con la gestione dei centri di costo e ricavo, è completamente incorporata all'interno della contabilità generale.
Ecco, in alternativa, quindi quando questa informazione non viene definita, diciamo, a monte, quindi nella contabilità generale, quindi in pratica nei casi in cui si contabilizzi sempre per, diciamo, l'azienda nel suo complesso, quindi senza andare a inserire queste informazioni analitiche in contabilità, si può intervenire quindi in alternativa a livello del modulo DP andando a definire le business unit. Quindi praticamente quindi per business unit si intende quindi unità organizzativa autonoma di un'impresa che quindi magari è preposta alla gestione di un particolare business. So, possono essere so, delle sedi, delle linee di prodotto, delle filiali, quindi vanno un attimo identificate a seconda ovviamente della struttura organizzativa dell'impresa e in particolare queste business unit vanno codificate, quindi si vanno a impostare direttamente in apposito menu disponibile nel modulo DP, menu parametri business unit, e in questo caso se ne possono codificare al massimo 10. Ecco, per impostare poi, quindi definire diciamo, i criteri di ripartizione, quindi in particolare ci sono dei criteri di ripartizione che devono essere personalizzati dall'utente, quindi questa ovviamente è una fase che serve proprio per andare a ripartire i saldi complessivi delle imprese, che sono quelli della contabilità generale, sulle varie business unit che sono state, diciamo, identificate e codificate nel programma. Ecco, quindi si vanno in questo caso a definire questi ulteriori criteri di ripartizione che possono essere delle basi di riparto o dei pesi percentuali predefiniti, quindi ovviamente assegnati a ciascuna business unit. Ecco, vedete esempio nell'immagine, questo è un esempio di impostazione, quindi definizione delle basi di riparto, quindi vedete state definiti come base di riparto il numero di dipendenti, la superficie occupata, le ore di lavoro, il numero mezzi, eccetera. E quindi praticamente una volta definite queste basi di riparto, a seconda delle business unit che sono state codificate, in questo caso ce ne sono state codificate tre, si vanno a mettere queste informazioni appunto sulle singole business unit, in modo poi da tenere in considerazione, diciamo, la distribuzione di queste variabili per appunto la ripartizione dei dati, quindi, contabili sui quali appunto vengono adottati questi criteri, quindi criteri di ripartizione su base di riparto. Ecco, poi ovviamente la fase successiva è proprio l'assegnazione dei criteri di ripartizione al piano di conti aziendale, quindi proprio nella stessa fase di associazione conti che abbiamo visto prima nella slide precedente, quindi oltre all'associazione, diciamo, allo schema di riclassificazione, se si abilita questa gestione del business unit, si va a associare anche il criterio di ripartizione, quindi nello stesso menu. E ovviamente poi, una volta effettuate queste fasi preliminari, in sede di elaborazione dei vari riclassificazioni, quindi scostamenti, anche gli indici di bilancio, il budget, si può quindi tenere in considerazione quindi anche questi dati di contabilità analitica, che appunto andando a selezionare le business unit sui quali appunto si vogliono calcolare quindi tutti questi dati. Ecco, per quanto riguarda i criteri di ripartizione, qui avete un po' una lista di tutti quelli a cui che si possono utilizzare, quindi per andare a suddividere quindi analiticamente i saldi contabili sulle varie business unit. Quindi c'è la possibilità di ripartire al 100%, quindi il saldo di un conto unicamente ad una specifica business unit, quindi si utilizza questo criterio, oppure c'è il criterio ovviamente in parti uguali. La ripartizione proporzionale ricavi della business unit di riferimento, quindi questo ovviamente è un criterio che può essere applicato sulle conti di costo. Poi c'è una variante di questo criterio che quindi vi fa ripartire quindi al 50% il saldo col criterio proporzionale ricavi e la restante parte in parti uguali. E poi c'è quindi la ripartizione tramite basi di riparto, che quindi come abbiamo visto devono essere prima codificate, come ad esempio superficie occupata, dipendenti, eccetera. E una variante di questo criterio, che anche qui va a ripartire il 50% sulla base di riparto selezionata e il restante lo va invece a distribuire in parti uguali su tutte le business unit codificate. E l'ultimo è quindi quello della ripartizione utilizzando un peso percentuale che deve essere ovviamente impostato a priori. Quindi, ad esempio, so, come vedete nell'esempio, so, il 20% alla business unit su 1, il 30 alla seconda e il restante 50% all'ultima. Quindi questi qui ovviamente sono comunque delle impostazioni che devono essere fatte preventivamente, ovviamente a seconda di quello che si è verificato un po' anche a consuntivo. Ecco,
Questo, vedete, è un esempio di elaborazione con le business unit, quindi in questo caso ci sono tre business unit, che in questo caso sono le sedi operative, e i dati quindi economici complessivi che vedete nella prima colonna, quindi quello che riporta anno 2023, vengono poi ripartite nelle sedi, nelle varie business unit, in base quindi ai criteri che sono stati impostati nella fase di associazione dei conti. Ecco, ovviamente la somma dei dati ripartiti per business unit deve coincidere con il totale generale che avete sulla prima colonna. Ok, non vedo quindi altre domande, quindi io vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione e quindi vi do appuntamento ai prossimi corsi. Grazie a tutti, alla prossima, buona giornata.